Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa. Oggi è giovedì 4 maggio, un po' in anticipo perché ho preso il volo molto presto questa mattina da Roma. Sono a Milano e vediamo che cosa c'è scritto oggi sui giornali riguardo cioè le grandi cose oggi sui giornali. Direi che la questione fondamentale per quanto ci riguarda è la questione delle ONG, le organizzazioni non governative, su cui sapete che noi abbiamo seguito molto la vicenda, le denunce, devo dire, senza prove del procuratore di Catania Zuccaro, senza prove perché lui stesso ha sempre detto, perfino a Matrix, che non aveva le prove giuridiche per poter inchiodare oppure fare un'inchiesta seria sulle ONG. Le notizie di ieri sono due. La prima è che un'inchiesta è stata fatta e un'indagine è stata fatta ed è rivolta a una ONG con nome e cognome che ancora non sappiamo ed è stata fatta da un'altra procura, quella sempre siciliana. La seconda notizia è che questo famoso dossier dei servizi segreti non è dei servizi segreti ma esiste. È un dossier che oggi pubblica Panorama, ma che pubblicano a stralci molti giornali, in cui si mette in evidenza come dei trafficanti di uomini dalla terra, cioè dalla Libia, chiamano delle ONG direttamente per farle arrivare a poche miglia dalla costa a salvare i loro carichi umani, non a salvare, a depositarli sarebbe la cosa giusta. Quindi, insomma, tutto quello che è stato detto su Zuccaro, lasciamo perdere in punta di diritto, mi sembra piuttosto ridicolo alla lettura di quello che oggi leggiamo. Le posizioni sono molto chiare. Il Corriere della Sera oggi titola: contatti diretti tra scafisti, addirittura 8 e ONG, la tesi del Corriere della Sera è quindi quella del dossier Zuccaro. Poi dice una cosa importante ieri che il Corriere ricorda: non sono tutti filantropi. Repubblica invece, che tiene ancora bassa la vicenda, non ha, diciamo che ha la posizione di Saviano, quella che è Zuccaro e dell'Avvenire, dei cattolici, insomma il vecchio asse che uno potrebbe superficialmente definire cattocomunista. Si ritrova in Repubblica una visione distorta che crea caos. La visione distorta è quella di Zuccaro e di quelli che pensano che queste ONG stiano facendo da traghettatori. Il Fatto, con Travaglio, invece è pro Zuccaro e dice che fa una esegesi di tutto quello che ieri ha detto Zuccaro, dando ragione a Zuccaro, così come il giornale oggi titola: buonisti sbugiardati, proprio in virtù del fatto che ieri il dossier, l'inchiesta, la procura, insomma tutti fanno pensare che qualche cosa su quel mare stia succedendo di non proprio legale. Soltanto il Foglio rimane in maniera diversa rispetto, diciamo, alla tenaglia cattocomunista, rimane ancora sulle linee di Zuccaro, dice: fermate Zuccaro. Devo dire che forse non è alla chiusura del Foglio, insomma, si è un po' persa di alcune notiziole che ci sono state ieri nel suo fondo, il primo fondo oggi. È anche comprensibile l'idea del Foglio di dire: i magistrati parlino per atti e non per dichiarazioni. Questa è una tesi che ovviamente è condivisibile, però forse su Zuccaro stanno, diciamo, a mio avviso, il Foglio sta guardando il bicchiere decisamente mezzo vuoto, posto che la questione ovviamente del parlare per atti e non per conferenze stampa è sempre meglio per quanto riguarda un PM. Legittima difesa, ieri è stata un po' modificata la norma sulla legittima difesa. Il titolo più divertente è quello di Feltri, come spesso avviene sul Libero, che dice: puoi sparare ai ladri ma solo di notte, e prende un po' in giro questa norma che permette di avere, diciamo, un'esclusione dall'automatismo della presunta colpevolezza se a sparare sei di notte e non di giorno. Feltri si diverte a prendere in giro questa norma. Costa invece, il ministro del welfare, la difesa. Dice che Forza Italia non l'ha votata per motivi più di politica che di sostanza. Ieri c'è stato un confronto tra Le Pen e Macron. Io non l'ho visto perché ero in diretta, e probabilmente voi avete visto ieri che c'è stato un bel casino durante Matrix, ma durante la Le Pen e Macron tutti i giornali dicono che sono stati molto crudi, le accuse tra l'uno e l'altro, ci sono le frasi. Oggi devo dire che la cosa più bella è l'intervista fatta a Depardieu da Aldo Cazzullo, un'intervista favolosa, tutta da leggere, godibilissima, in cui Depardieu dice, ed è molto divertente, certo è un autore, forse non è un fine analista e politologo, ma mi è molto divertito quando dice che Macron è come il bianco dell'uovo, si può montare in ogni circostanza, e la Le Pen non è una minaccia, è semplicemente una stupidata. Insomma, non voterà né l'uno né l'altro, una simpatia per Macron non l'ha neanche per la Le Pen, è molto divertente leggere oggi il Foglio. L'intervista a Depardieu. Attenzione, perché il Corriere della Sera ci mette in guardia. La Boldrini in prima pagina dice: la sfida elettorale, il mio contributo non mancherà.
quindi il contributo della Boldrini non mancherà alla nuova sfida elettorale. Gioia e plausi alla nordcoreana da parte di tutti quanti gli elettori per questo grandissimo contributo che darà la Boldrini. Vaccini, beh, la storia la conoscete, il New York Times ieri ha ridicolizzato le posizioni di Grillo dicendo e mettendo in relazione la diminuzione dei vaccinati in Italia con le posizioni di Grillo, e Repubblica ricorda le vecchie posizioni di Grillo dal 98 in cui diceva che l'Italia era l'unico paese che aveva 10 vaccini obbligatori, era come obbligarci a prendere il gratta e vinci, fino al 2015 quando la Taverna dice che c'è una dimostrazione c'è una sentenza che dice che c'è un legame tra i vaccini e le malattie, e quando innumerevoli volte hanno parlato di Big Pharma. Questo è un pezzo di Repubblica che ricorda, insomma, l'indulgere contro i vaccini o questa mentalità antivaccini del Movimento 5 Stelle. E Travaglio invece difende, dice: ma che cavolo, questi del New York Times stanno facendo una fake news. Nello stesso pezzo in cui difende Zucchero attacca il New York Times, e insomma una posizione, uno vorrebbe dire, molto di maiesca, perché Di Maio è con Zucchero e Travaglio difende Zucchero, Di Maio è del Movimento 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle è attaccato sui vaccini e Travaglio difende i vaccini. Ovvio che questo non riguarda un giornalista indipendente come Travaglio, perché soltanto noi berlusconiani abbiamo la paghetta, come scrisse una volta lui nei miei confronti, pagata dal capo. Lui è sempre indipendente nelle sue scelte. Fatto sta che le sue scelte collimano perfettamente al Movimento 5 Stelle, anche perché oggi Francesco Del Vigo sul giornale dice: ragazzi, non vi attaccate tanto al 1998 in cui esplicitamente, prima ancora di fare politica, come sostiene oggi Travaglio, Grillo ha parlato male dell'obbligatorietà dei vaccini, o anzi dei vaccini, non dell'obbligatorietà, che è una cosa diversa. Del Vigo ripercorre passo per passo tutte le diverse dichiarazioni contro, se a me mi paga Putin, hai ragione Giorgio, tutte le dichiarazioni fatte dai movimenti 5 Stelle, tutte le ambiguità sul blog, sulle dichiarazioni dei politici, sui suoi rappresentanti contro i vaccini. Quindi leggetevi Del Vigo e capite bene che la questione è un po' diversa. Ultima vicenda riguarda Google, la ricorda il Sole 24 Ore, buono il pezzo del Sole 24 Ore che in dettaglio ci spiega come oggi probabilmente farà pace col fisco per 300 milioni di euro, ma lo stesso Sole ricorda come è ancora aperto un contenzione fiscale in Spagna e in Francia, e come quello in Gran Bretagna sia stato chiuso con 130 milioni di sterline. Però su profitti fatti in 10 anni, scrive il Sole 24 Ore, di 7,2 miliardi. Allora io mi chiedo, il Sole pure un po' se lo chiede, lo cita, però è un pezzo di cronaca, non è un pezzo di opinione, come spesso, come finalmente qualche volta avviene, cioè che nei giornali si leggono i pezzi di cronaca senza opinioni, e questo è, devo dire, perfetto stile di oggi del pezzo del Sole 24 Ore. Ma insomma, invece che mi diverto a cazzeggiare, posso dire: ma secondo voi un'azienda che fa 7,2 miliardi di profitti e paga 130 milioni di tasse non pagate a babbo morto, vi dà l'idea che ci sia qualche cosa che non funziona in questi giganti, in questi colossi della new economy che ci spiegano come dobbiamo essere puliti, come dobbiamo essere immigrati, come dobbiamo essere liberi, come dobbiamo essere arcobaleni? In tutto, tranne che su una cosa: nel pagare le tasse in Europa. In Francia, in Spagna ci sono delle questioni giudiziarie, in Italia transeranno con 300 milioni, in Inghilterra l'hanno fatto con 130 milioni di sterline. Mi viene da pensare che se transano con 130 milioni di sterline, l'Italia abbia fatto un accordo molto migliore per le casse del fisco. Insomma, un tema sull'evasione fiscale o l'elusione fiscale di questi colossi, anzi evasione fiscale, forse c'è. Vi saluto, vi do appuntamento a domani con la zuppa di porro e forse ci pomeriggio con qualche altra informazione. Ciao.